Ciao ragazzi, bentrovati tutti. Siamo al mio ultimo fioretto da condividere con voi, quindi permettetemi davvero di ringraziare i frati di San Giovanni Rotondo che mi hanno invitato a condividere in questi giorni con voi il pensiero serale, questo fioretto per i giovani. E anche questa sera è stato davvero un dono, una grazia pregare insieme il rosario in compagnia della Vergine. E così ripercorrere un po' l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Parigi. Quello che vorrei condividere stasera con voi, il fioretto che ho pensato, viene veramente proprio dal cuore, perché a quella provocazione, Maestro, dove abiti? E alla risposta, venite e vedete, che era un po' il messaggio della Giornata Mondiale della Gioventù di Parigi, a me viene in mente questo. Una volta che abbiamo incontrato Gesù nella nostra vita e nell'incontro quotidiano, la nostra giornata dovrebbe essere una giornata piena di gioia. Ma ci sono a volte delle tentazioni, delle illusioni che ci scoraggiano, che non ci fanno sentire all'altezza, che ci demotivano, che proprio ci tolgono anche il gusto di fare le cose nella gioia, nella serenità e nella pace. Allora, carissimi giovani, ma carissimi tutti, vorrei lasciarvi questo pensiero stasera, questo fioretto da vivere insieme. Ripetiamo nella nostra giornata tutte le volte che possiamo: io sono prezioso ai tuoi occhi. È proprio così, carissimi, perché Dio lo ha detto per ciascuno di noi. Dio ha detto a me e a te: tu sei prezioso ai miei occhi. E allora non ci può essere paura, non ci può essere scoraggiamento, non ci può essere incapacità che venga proprio supportata e sostenuta dal fatto che io e te siamo davvero preziosi agli occhi di Dio, che Dio ci ama. Allora coraggio, non lasciarti sconvolgere, non lasciarti turbare da queste incapacità, da queste difficoltà, da questi scoraggiamenti che ci sono umani, ma ricordati che io e te siamo davvero preziosi agli occhi di Dio. Vi saluto e ci vediamo a Lisbona. Buon proseguimento e buona preghiera a tutti.